Ci siamo dunque, sta per cominciare l'ultima gara della regular season per la Lega Statale. Benfica e Amers, è uno scontro di bassa classifica, ma uno scontro che potrebbe risultare decisivo, perché gli Amers in caso di vittoria scavalcherebbero i rivali e quindi si salverebbero direttamente. Al Benfica rimarrebbe soltanto il play-out. Squadre già schierate al centro del campo, in ordine del signor Scuteri. Buonasera Gianmarco Cervi, intanto guardiamo le formazioni. Amers con Aloe, Meco, Taddeo, Armano, Maiocchi, Galbani e Simonato. Dall'altra parte Cesareo, Brenelli, Maimone, Spini, Cisa, Righi e Corti. Squadre che si stanno disponendo sul terreno di gioco. Il Benfica che attaccherà in maglia a strisce verticali rosse e bianche da destra a sinistra. Dall'altra parte gli Amers con la seconda maglia. C'è Simonato che si sta avvicinando all'out. Tanto tutto pronto a partire, mettetevi comodi, si comincia. Armano, Armano, il tocco per la conclusione in rete da parte di Saccomanni. Avanti gli Amers, da Armano a Saccomanni, gran botta, non trattiene Brenelli, che bisogna ricordarlo non è un portiere. Pallone nel sacco, 1-0 Amers, attenzione. Attaccato da Corti, quindi anche Righi, lotta Saccomanni, il pallone rimane lì, Righi tocca per Maimone, largo a destra, adesso Corti può puntare la porta, Corti per Maimone che deve rigiocarla al centro, arriva il cross per Cisa che mette giù e mette anche in rete. Nicola Cisa, controllo con il petto, pallone scaraventato sotto la traversa per il gol dell'1-1 del Benfica. Gordero e Galbani. Galbani, Galbani, le finte di Galbani, Galbani dentro il pallone. Per la conclusione in rete di Maiocchi, vantaggio Amers, tutto da rifare subito per il Benfica, grande giocata di Galbani, bisogna dirlo. E Maiocchi mette dentro il gol del 2-1, di nuovo avanti gli Amers. Dentro per Galbani, finta di Galbani, pallone sul destro, calcia! Brenelli in calcio d'angolo. Cisa recupera palla, punta la porta, Cisa prova ad andare via, Cisa, Cisa, due dribbling, pallone per Righi, Righi, le finte, Righi si procura spazio per il tiro, rimpallato, la rimette dentro ancora Gorlero a chiudere, poi Cisa. Ricomincia all'indietro, ma fischia due volte il signor Scuteri. Finisce il primo tempo, piccolo break e poi di nuovo qui, super spot. Pallone recuperato da Righi, subito servito Corti che può metterla al centro. Poi c'è il salvataggio di Gorlero. Gorlero perde il pallone, Cisa, limite, Cisa, calcia! Va giù Aloe che poi chiede un fallo, 2-2, gol fondamentale per il Benfica che con il pareggio eviterebbe il play out. Si arrabbia Aloe, è 2-2 con la doppietta di Cisa, il migliore dei suoi. Cisa, dribbling, passa il pallone, servito al centro, Aloe si ritrova lì la palla, doppia parata, poi ancora Aloe a salvare, pallone in calcio d'angolo. Il lancio di Maimone, di testa Righi, l'appoggio, no, adesso Righi, testa Corti, l'appoggio per Cisa che la mette dentro, miracolo di Aloe su Corti, vicino al 3-2. Cisa sul pallone, parte Cisa, traversa e poi Cesareo che rovina il calcio di punizione del compagno, sparacchiando fuori. Maiocchi va a dribblare, Maiocchi accelera, Maiocchi dentro per Armano, Armano la deve girare su Simonato, il pallone passa, arriva Simonato che tutto mancino, deve rientrare Simonato, la piazza sul fondo. Gorlero di testa, Corti va via, Corti per chiuderla, Corti col destro in calcio d'angolo Aloe. Quindi Corti, il tocco per Cisa, Cisa pensa al tiro, Cisa scodella dall'altra parte per Corti che calcia al volo ma mette fuori, che occasione per il 3-2 che avrebbe chiuso definitivamente i giochi. Ancora Galbani dall'altra parte per lo scatto di Simonato che la tiene in campo, va via Simonato con una grande giocata, entra in area Simonato, incredibile la tenuta lì, Maimone con un miracolo, che occasione di Gorlero dentro per Simonato, per Armano il pallone schizza, la prende Maimone, attenzione retropassaggio e calcio di punizione a due in area fra le proteste generali del Benfica. Pronto a partire Armano, Armano il tocco per Aloe, è il 3-2, è il 3-2 degli Amers con la rete di Aloe, gli Amers si salvano l'ultima giornata con una rimonta clamorosa e il Benfica giocherà i play-out, pazzesco all'ultimo secondo il gol di Aloe che è l'eroe di giornata, continuano a protestare quelli del Benfica, Aloe ha segnato la rete del 3-2, pazzesca sugli sviluppi di un calcio di punizione a due in area, incredibile, 3-2 Amers che a questo punto sono salvi, mentre Cisa sistema il pallone c'è sicuramente tempo per un ultimo calcio. Cisa, la finta di Cisa prova ad andare via, il pallone che torna dall'altra parte, Armano la controlla al limite, la piazza Armano, Maimone la tiene.
Parte Cisa, cross teso, Corti di prima, la tiene, la palla in rete! 3-3, ha segnato Corti, dice di no a Loe, ma in maniera poco convinta. La palla è dentro, ha segnato Corti all'ultimo secondo. 3-3. Conclusione di Galbani sulla barriera. Time's up, fischia tre volte il signor Scuteri, ribaltone clamoroso all'ultimo secondo. Finisce 3-3 per il Benfica che si salva. Ci sarà il play out per gli Hammers, super spot.